Benvenuti a questa video lezione sull'Illuminismo. L'Illuminismo è un movimento culturale e filosofico che si sviluppa nel Settecento, a partire dall'Inghilterra, poi si diffonderà in Francia e poi in tutta Europa. Proprio da questo termine Illuminismo, il Settecento viene anche chiamato Secolo dei Lumi. Facciamo un passo indietro e vediamo l'antico regime, cioè il modello di società che c'era tra i secoli XVI e XVIII. C'era un re per volere di Dio, e i sudditi, non cittadini, sudditi, erano divisi in ordini o stati, gruppi sociali. Gli ordini più elevati godevano di privilegi e leggi speciali, e si apparteneva allo Stato o ordine per nascita, era praticamente impossibile cambiare Stato. Quindi non tutti gli uomini erano uguali davanti alla legge. Vediamo in questa immagine una caricatura dei tre ordini in Francia, dove la nobiltà e il clero godevano di privilegi rilevanti, e il terzo stato era colui che si caricava sulle spalle tutti questi privilegi, come vedete nell'immagine. Insomma, gli illuministi erano contrari a queste disuguaglianze, e sull'onda della rivoluzione scientifica, dell'evoluzione del Seicento, la ragione, secondo loro, doveva far luce sulla vita degli uomini e quindi doveva illuminare le tenebre dell'ignoranza, doveva eliminare ogni sorta di fanatismo religioso e politico ed eliminare le disuguaglianze. La ragione analizza e giudica la verità. La totale fiducia nella ragione porta ad una critica libera di qualsiasi autorità e ad una concezione laica della vita. Che cosa si intende per laica? Laica vuol dire non dipendente dalla religione, dai dogmi, da quelle verità inspiegabili dalla ragione e che devono essere accettate senza discussione, con un semplice atto di fede. Ritornando quindi alla ragione, oltre che analizzare e giudicare la verità, ha il compito di stabilire le leggi e di indirizzare la vita sociale. Ecco perché gli illuministi pongono grande attenzione a temi quali la politica e l'economia. Secondo gli illuministi, tutti gli uomini sono dotati di ragione e quindi tutti devono avere gli stessi diritti e la libertà di esercitarli. Insomma, sostenevano i principi di uguaglianza e di libertà che avranno un'importanza incredibile nella civiltà contemporanea. La ragione, secondo gli illuministi, non può che guidare gli uomini verso il meglio. La storia, secondo loro, è un cammino progressivo verso la civiltà, il benessere e la felicità che per la prima volta compare come obiettivo per gli uomini. Vediamole ora le teorie politiche. Secondo gli illuministi, l'origine dello Stato è un patto, un contratto sociale. Gli uomini rispettano le leggi e in cambio hanno la sicurezza e il benessere. Ecco quindi che lo Stato non è un'istituzione divina, lo Stato, il re, ma è una costruzione degli uomini. Vediamo alcune idee. Anzitutto John Locke. Egli propugnava lo Stato liberale. Sosteneva che ogni cittadino possiede delle libertà inviolabili, cioè che non possono essere toccate, chiamate anche diritti naturali, come quello alla vita, alla libertà, alla proprietà. E quindi il cittadino delega solo una parte dei suoi diritti, cioè solo quanto serve per garantire il benessere e la sicurezza, e può ritirarli quando lo Stato viola i diritti fondamentali. Quindi egli sostiene che il potere dello Stato è soggetto e deve essere soggetto al controllo dei cittadini.
Montesquieu, invece, nel suo L'esprit des lois, lo spirito delle leggi, sostiene che lo Stato deve garantire la libertà per impedire il dispotismo. E per fare ciò è necessaria la divisione dei poteri, cioè i tre poteri fondamentali dello Stato: legislativo, quindi di fare le leggi, esecutivo, di governare, e giudiziario, di amministrare la giustizia, devono essere nelle mani di tre organismi differenti. Voltaire invece sostiene che è importante, fondamentale, la monarchia assoluta, purché gestita dalla ragione. Ecco allora che si parla di dispotismo illuminato, perché illuminato dalla ragione. Rousseau sostiene che la storia non ha fatto altro che mostrare la sopraffazione del forte sul debole e che lo Stato, come contratto sociale, ha sempre legalizzato le disuguaglianze e quindi propone uno Stato in cui ci sia la sovranità popolare attraverso una democrazia diretta, cioè del singolo individuo che partecipa allo Stato. Di tutto questo liberalismo moderno, che cosa è rimasto? Cosa c'è nella nostra Costituzione? Beh, ci sono diversi articoli, quelli che garantiscono i diritti di libertà e proprietà, il concetto di divisione dei poteri, la sovranità popolare, ovviamente in maniera indiretta, ma ne vedremo altri in futuro. Le teorie economiche. La luce della ragione deve illuminare anche i fenomeni economici. Nasce in quest'epoca una nuova scienza denominata economia politica, cioè quella scienza che studia e indica i comportamenti più adatti per migliorare la ricchezza di una nazione. In particolare si sviluppano due ideologie: la fisiocrazia, il cui principale esponente era Quesnay, medico alla corte di Luigi XV, che sosteneva che la ricchezza di uno Stato è basata sull'agricoltura e sull'allevamento, perché la manifattura e il commercio non fanno altro che trasformare dei beni già prodotti, appunto, dall'agricoltura e dall'allevamento. Perciò, secondo lui, il governo deve mettere in atto delle misure che sviluppino l'agricoltura e quindi è a favore dell'intervento dello Stato nell'economia. Invece Adam Smith, che propugna il liberismo, anzitutto sostiene che la vera ricchezza di uno Stato è il lavoro e parla di libero mercato. Anzitutto cerchiamo di capire cos'è il mercato. Il mercato è un luogo virtuale dove si incontrano la domanda, cioè la richiesta di beni, e l'offerta, la vendita di beni. Ecco, libero mercato è il luogo dove domanda e offerta si incontrano e spontaneamente, automaticamente, trovano il loro equilibrio. È per questo che lo Stato non deve intervenire nell'economia, che sa regolarsi da sé. Per quanto riguarda l'illuminismo e la religione, come abbiamo già visto, parlano di laicità, laicità dello Stato, non che fossero contro la religione, ma lo Stato deve essere distinto dalla religione. E poi parlano di tolleranza religiosa. Secondo Voltaire, le diverse religioni, per ragioni storiche, avevano idee diverse, ma di un unico Dio. Ecco perché bisogna tollerare e accettare tutte le forme di religione. Ma i dibattiti, le discussioni, tutto quanto detto finora non rimasero chiuse nelle accademie. Si diffusero in alcuni luoghi di cultura. Ricordiamo in particolare i salotti, cioè le case di ricchi che ospitavano intellettuali, letterati e scienziati, oppure i caffè, locali pubblici, ma attenzione, solo per uomini, che erano centri di ritrovo e discussioni. Per quanto riguarda le idee giuridiche, ricordiamo qui Cesare Beccaria col suo libro Dei delitti e delle pene.
Egli era assolutamente contrario alla tortura. Sosteneva che era una crudeltà inutile, che non garantisce che il torturato dica la verità, perché sotto tortura, per la sofferenza, si può dire qualsiasi cosa. Era contrario inoltre anche alla pena di morte. Infatti, la pena deve avere come fine il recupero del colpevole e non la sua fine. In questo periodo aumenta anche la popolazione maschile adulta alfabetizzata, ciò dovuto ad alcune riforme, ma anche alla diffusione della stampa periodica, cioè riviste quotidiane di cui vediamo due immagini, e al fatto di potersi incontrare in luoghi di socializzazione come i caffè, i teatri. Importante sarà anche la libera circolazione delle idee, cioè un atto che venne pubblicato in Inghilterra e che permetterà di parlare liberamente ed esprimere la propria opinione. Ed infine l'enciclopedia. L'enciclopedia può essere il simbolo della cultura illuminista. Fu scritta, organizzata da Diderot e da Lambert, ma col contributo di numerosi intellettuali, scienziati e studiosi, tra il 1751 e il 1772, e propone un nuovo tipo di sapere che, accanto alla cultura tradizionale, unisce il sapere pratico, quindi letteratura, filosofia, agronomia, meccanica. Bene, anche per questa video lezione è tutto. Ci rivediamo alla prossima e mi raccomando, restate sintonizzati!